Ehi là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti al nostro canale. Io sono Ali. E io sono Aurea. Vi siete su Ali Aurea Channel. Come avete già letto dal titolo? Cioè, io dico finalmente, ma finalmente siamo tornate con un nuovo unboxing di Stationery Pal. Come ben sapete è il nostro secondo sito preferito di cancelleria, perché al posto number one ovviamente c'è www.aliaurichannel.it. Era davvero da tantissimo che non svaliggiavamo un po' i siti di Stationery Pal, no? Abbiamo detto, ma che fai, te ne privi? No, no? Ma è privarsi, come dicono anche i nostri stickers. E allora abbiamo deciso di acquistare un altro po' di cosettine per mostrarvele in questo video, poi magari sistemarle per un prossimo desk tour. Voi dovete stare so tuned, perché settimana prossima ci saranno delle novità per il mio compleanno e per il compleanno dell'Aurora. Il mio compleanno sarà il 25 maggio e il mio il 5 di giugno, e faremo un sacco di cosettine molto molto interessanti sul sito, quindi mi raccomando, iscrivetevi alla newsletter per non perdervi nessuna novità. Ma noi vi ricordiamo anche di iscrivervi su tutti i nostri altri social, TikTok, ci chiamiamo aliauri.channel, e vi ricordiamo anche il nostro codice sconto di Stationery Pal del 12% aliauri. E direi di lasciarvi subito al video. Direi anch'io. Ecco qui il nostro fantastico pacchettino di Stationery Pal, molto estivo, i colori sì. Sono proprio estivi, mi piace un sacco. È da un po' che non ne aprivamo uno, è sempre un'emozione aprire i pacchi sia del nostro sito che di Stationery Pal. PS, arriverà anche una collaborazione con Stationery Pal. Oh, ma Dio, Alice, che carino! Più 4 Stationery Pal. Profumatissimo, tra l'altro, i loro pacchi sono sempre di un profumo assurdo. Guacci, bello! Nei loro pacchetti, come anche nei nostri, trovate un sacco di gift, un sacco di gadget, tutte quelle cose che quando apri dici wow, che bello. Esatto, la cura ai dettagli è importantissima. C'è anche una thanks card, come anche nel nostro sito, che ho scritto thank you for being there. Io però li direi di pulire un attimino e poi di farvi vedere, sì, all'interno. Tutti i gadgettini, come vedete, è super 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 full di color. Allora, ci sono un sacco di penne sulla superficie. Il portachiavi è un omaggino super mega bello con un astronauta. Un po' di spille in resina, come sempre. Allora, qua vedo tantissime penne che... Davvero, c'è l'imbarazzo della scelta, non saprei neanche da dove partire. Allora, io direi di partire con queste fantastiche brush pen, che sono un must have per me e per l'Ally. Chi magari ha già ordinato un pacchettino potrebbe capire a cosa servono. Sono le brush pen metallizzate, glitterate, azzurre della Siegfried & Bihori. Hanno un colore che è indescrivibile, è bellissimo. E ci servono principalmente per fare la scritta gift sulle nostre gift card da mettere in tutti gli ordinini. Esatto, che vengono fatte a mano in stile lettering. E dentro c'è anche un piccolo regalino che mettiamo sempre a tutti coloro che devono ordinare sul nostro sito. Ma per la settimana tra il mio compleanno e quella dell'Auri ci saranno delle sorprese veramente inaspettate. Boom, boom, boom. Vi faccio vedere le mie penne, che ne ho ordinate sempre a sbadilate, perché sono le mie penne a gel nere dopo le penne di Aliauri preferite. Sono le Gelion della Schneider, ne ho prese di 4 colori perché mi piacciono tipo troppo. In realtà sono con l'inchiostro nero, però il packaging esterno è colorato, colore pastelloso, il giallo, il rosa pastello e poi il solito lilla e il solito verde, che sono i due colori che, cioè, mi piacciono ormai di più. Sono dei must have. Invece qua vedo altre penne, vabbè, ovviamente queste qua le V-Corn della Pilot, che, cioè, se sapete, sono le penne che Lauri lova con tutto il suo, esatto, cuore. Esatto, se l'Ally lova quelle, io lovo queste. E poi abbiamo fatto anche un video con i nostri best prodotti di cancelleria, quindi ve lo lasciamo qui nelle schede. Poi ci sono altre penne. Allora, questa che è tipo fantastica, anch'io l'ho presa, Auri. È una penna non a gel, no, a sfera, a sfera, normalissima, è della Milan, e l'abbiamo presa a verde perché Lauri è team verde in questo momento. Esatto, e scrive veramente bene, cioè proviamo penna di tutti i giorni, secondo noi è super valida, molto molto carina. Ci sono queste penne qua che in realtà abbiamo ordinato per nostra madre, che anche lei è fan di Stationery Pal. Allora, ne abbiamo prese due uguali della Pente, si chiamano Feel, punta 0.5. Pensa che una è per te e una è per la mamma, perché quando ha visto lì la gialline, esatto, è impazzita la Alice. Hanno infatti un pack super super bello. Questa è dell'Uniball ed è sempre a gel nera per la nostra adorata mamma, che consuma le penne come le consumiamo noi. Ma questa è bellissima perché è lucida fino a tre quarti, all'impugnatura. Poi, esatto, all'impugnatura, e anche tutta la penna molto morbida. Poi ho preso questa penna a gel della Pig. Ma ce l'avevi già, Auri? Ce l'avevo già e l'ho finita. È rossa, è cicciottosa. Esatto, perché io la utilizzo tantissimo per fare i titoli, perché a me, io uso ancora il rosso per fare i titoli come le elementari. E don't quindi understand. Questo è ormai un amico fidatissimo, come anche questo evidenziatore della è nuovo. Pilot, che è nuovo, un rossino che però sembra più rosina, dalla foto sembrava più rosso, però secondo me è super figo e è cancellabile. È cancellabile. È la vita, vero questo? Cioè, non so voi, ma noi all'elementare avevamo tutte quelle penne
della Pilot, che queste, adesso la chiamiamo Pilot, ma l'abbiamo sempre chiamata Pilot. Sfumavo le cartucce come veramente una disperata. Ora. Poi abbiamo preso due penne della Sarasa, quella metallizzata lilla, ha un pack viola molto carino. Ma io non mi ricordo se sia con l'inchiostro nero, se sia con l'inchiostro colorato. Penso inchiostro colorato, Auri. Inchiostro colorato, stupenda. Bellissimissima. Sono molto valide. Hanno dei colori molto carine. E l'altra invece è blu, si può utilizzare sia come pennagella ma anche come penna per scrivere. Questa qua mi si deve averla presa io. Poi abbiamo preso un altro evidenziatore della Tombow, si chiama Play Color. Forse Dot. L'ho preso io questo. Ah, è quello appunto. No, che è sta roba, Auri? È tipo un giallo l'anno scorso. Praticamente tu sottolinei e proprio strisci e ti fa già la forma, diciamo, arrotondata. Bello. È, e dall'altra parte invece ha una penna normale. Anche un bel colore, Auri. Sì, ma ovviamente è verde. E l'abbiamo preso uguale anche di questo blu, molto bello. Poi magari li svuoceremo tutti. Questa l'hai presa tu sicuro. Esatto, questa l'ho presa io perché penso che sia la 20ª che compro, perché è fantastica. Questa è una penna. Sono quei prodotti di cui sei addetto. Esatto, una penna che utilizzo tantissimo per fare, diciamo, gli appunti finali per i ripassi veloci, perché è grande, spessa e non mi distruggo la mano. Invece nel frattempo sta giocando ed è della Unipin Fine Line 0.8 la punta. Ci sono ancora una penna che ovviamente la Muji è una penna nera molto molto basic, per davvero fare la qualsiasi, ma penso che la conosciate se avete aperto un video per gli amanti di cancelleria. Se devo essere onesta, tra la Muji e le nostre gel nere, vinco le nostre gel nere. Sai perché? Perché le nostre sono molto più scorrevoli, invece esatto, la Muji ogni tanto devi spingerla ogni tanto l'inchiostro va dall'altra parte. Poi abbiamo un sacco di altri prodottini qua dentro. Allora, la prima cosa che vedo è questa tote bag nera che devo aver visto io. Altre penne, Auri, sotto, va bene. Altre penne, ottimo, che però non ho idea della dimensione. Carina. Super bio. Io in realtà l'ho ordinata perché ho visto che aveva i bottoni, perché le tote bag non hanno i bottoni. No, è una cosa è che vero, un po' fastidiosa. Fastidiosa soprattutto per evitare che la gente ti metta le mani dentro, ecco. Sulla, diciamo, trama velluto, tipo. Sì, esatto, con scritto "You need this one, take care of laundry". E secondo me è carina anche tipo per fare la spesa. Beh, Lauri, potrebbe essere molto utile per Milano soprattutto. Poi abbiamo preso, perché non può mai mancare nei nostri acquisti, ovviamente, questo è il evidenziatore gialli della Savio. Io, ragazzi, durante la sessione non ho mai consumato una quantità di evidenziatore di penne in tutta la mia vita. Cioè proprio faccio fuori tutte. Ovviamente Stabilo Boss giallo pastelloso, perché quello fluo non esiste per me. No. Abbiamo preso un sacco di altre cosettine e direi per prime questo set di cancelline. Noi le consumiamo, sì, anche queste, come tantissimo, non lo so, Laria. Io preferisco quelle a nastro, Lauri, quelle liquide, però su Stationary Palle non ci sono tante di quelle, esatto, liquide. Esatto, e queste qua effettivamente sono più comode. Esatto, noi abbiamo preso questa qui, e questa è 12 metri. E questa invece è 6 metri. 6 metri, anche se è il doppio di grandezza, quindi ingombra un sacco nell'astuccio. Questa è Starek, poi non ce l'ha nessuno fatta così, tra l'altro. Sono della stessa marca comunque. Esatto, sì, quella è il doppio di quell'altra, vabbè. Esatto. E ovviamente, tanto perché non manca mai, Lauri ha preso la colla a nastro, perché io ho la riserva nella mia desk tour. Io le finisco o le perdo, quindi ogni volta le devo riprendere. Ah, carina, guarda che arriva con la... Ah, arriva tipo un po' scomposta. Cioè non ha il proteggi sopra e sotto, solo di lato. Forse bene, la romperai sicuramente. È una ricarica, ovviamente. No. Sì. No. Vabbè, questa probabilmente era una ricarica. Aspetta che la faccio... Eh sì, perché colla qua. Sì, è la ricarica. E come facciamo, Auri? Vabbè, la utilizziamo. Vabbè, insomma, ho sbagliato. Andrà come va. Poi ho preso questa pinzetta, perché in realtà l'avevamo già presa da un altro precedente haul, però in qualche modo l'ho persa. È tipo una pinzetta per gli stickers. Sì, esatto, cioè ti aiuta a prendere lo stickers e a metterlo senza dover rovinarti le unghie. E senti che bella il tatto. Bella. Poi abbiamo preso altre penne della Sarasa, perché facciamo schifo. E sono queste qua pastellose, bellissime. Sì, non ho ben capito il ruolo della penna bianca. No, non neanche io. Forse sulla carta nera. Ma chi è che ha la carta nera? Comunque azzurro, verde, rosa, arancione e bianco. Poi ho preso la matita, perché nonostante io abbia preso le ricariche la scorsa volta, mi si è rotta letteralmente la matita della Tombow. Che ce l'ho usata con molta delicatezza. Esatto. Quindi non potevo neanche inserire le ricariche se non avevo la penna matita. E quindi ho dovuto comprare addirittura la matita, e ovviamente l'ho presa sempre lilla, perché è quella che preferisco. Cioè lilla, se no non la prendevamo. Infatti, cioè, ma sono stupida. No.
Abbiamo un sacco di robe utili. Esatto, queste giro, sono la salvezza, cioè sono le pinzette, le graffettine per unire i fogli, sono importantissime. Sì, qui ci sono le puntine, qui diciamo le graffettine e no, qui beh, altre graffette. Ragazzi, le lilla. Le puntine, chi è che non aveva tipo quella striscia di legno all'elementare dove attaccava le schede e poi con la colla faceva pum pum per attaccarle? That's so aesthetic. Boh, io lo porterò a Milano, quindi non lo apro perché sennò porrà che mi esca tutto. Bello. Poi abbiamo preso una fornitura di post-it a vita praticamente. Sul serio? A parte il fatto che tra poco non avremo più bisogno di prendere i post-it stationary pal. Perché usciranno i post-it che noi abbiamo realizzato a mano con tutti i simboli di Aliauri e non vediamo l'ora che arrivi, no? No, infatti. Ma nell'attesa dovevamo scrivere pur su qualcosa. Tanto, già che fai, te ne privi? No. No. Io ho preso questi tre post-it che si chiamano sticky memo, che amo molto, che li uso tantissimo per fare le to-do list, anche se adesso li ho rimpiazzati con il porta post-it di Aliauri. Ma ho preso questi qui giallo, un altro penso per Lauri, allora sicuramente l'ho preso io perché è una to-do list, e questo qui invece che è una checklist, quindi vedi cosa fai, vedi cosa non fai, molto molto eccetera. Utile. Ma poi abbiamo preso questi post-it che hanno le decorazioni sopra, cioè come i nostri futuri, tipo questo lilla bellissimo, secondo me si vedranno anche molto bene le nostre penne a gel nere, anche secondo me che è proprio bello lo sfondo. Poi questo che è tipo stile legno, okay. E poi questo qui invece con i fiorellini, ecco, molto questo aesthetic. È un po' più difficile scriverci sopra perché non si vede. Poi sta roba che sinceramente sapete che almeno in un haul di stationery pal deve esserci una cavolata, gli stickers, che carini, ci sono degli animaletti un po' ciccioni fatti a stickers. È un libretto con tutti questi personaggi in varie situazioni. È un libretto di stickers. Sì, non so quanto lo utilizzeremo. Adesso provo a utilizzare la pinzetta. Ora vediamo se funziona. Guardate. Sì. Oh! No, è caduto. Funziona, prova direi superata, sia per il libretto di stickers che per la pinzetta. E basta, il pacco si è svuotato. Adesso noi abbiamo tutte le cose qui a fianco a noi. Ma va bene così, dovremo andarle ovviamente a sistemare il nostro desk tour, che vedrete prossimamente sul nostro canale. Il video termina qui, speriamo tanto che vi sia piaciuto. Noi vi ricordiamo il nostro codice sconto su stationery pal del 12% Aliauri. Ma presto arriverà una super mega collaborazione di Aliauri per stationery pal. Cioè, veramente non potete neanche immaginare. Ma io direi di salutare 10 persone che hanno scelto il precedente. Noi vi diamo appuntamento giovedì con il prossimo video. Allora, siamo da Lisa, un bacione, Viola, un bacione anche a te, Sara, un bacione, Kaur, un bacione anche a te, Zoe, un bacione, Nirvana, un bacione anche a te, Serena, un bacione, Matilda, un bacione anche a te, Aurora, un bacione, e per ultima Gaia, un bacione anche a te. Ci vediamo giovedì con il prossimo video. Ciao.